Per chi segue le magiche avventure di questo canale, saprà che qualche giorno fa avevo messo un post in cui dicevo che avevo perso il salvataggio del gioco. Ebbene, il salvataggio non l'ho recuperato. Cosa ho dovuto fare? Ricominciare tutto il gioco da capo a velocità per 2 per ritornare in questo esatto posto, rifacendo sostanzialmente tutto. Spero di avere la giusta quantità di monete e avanziamo ora. Così che SpongeBob e Patrick fuggirono nell'orribile abisso pieno di spaventosi mostri. Nel frattempo, Dennis continua a seguire i nostri eroi. Alcuni esseri privi di stile cercano di fermarlo, ma lui riesce a ragionare con loro. Così, come due lattine in un tritarifiuti, SpongeBob e Patrick... In realtà quella scena qua avanti, dove loro sono senza baffi, è molto prima di... nel film. Davanti a loro li aspetta un'enorme distesa di rifiuti puzzolenti. Puzzolenti! Ma la città della conchiglia dall'altra parte, quindi non hanno altra scelta che proseguire. Proseguire? Città della conchiglia, sempre dritto. E io lo ripeto, città della conchiglia è brutto. Lasciavano Shell City, era meglio. Plankton sta usando queste televisioni per fare il lavaggio del cervello alle creature dell'oceano. Per distruggere queste televisioni. D'accordo. Che bel posto di merda. Lì c'è un forziere, ce lo dobbiamo ricordare. Patrick, hai raccolto abbastanza gettoni Goofy Goober. D'accordo, che cosa otteniamo? Il lancio, e vai. Mira potenziata. Cosa del genere. Qualunque cosa sia. R1 per lanciare, ok. Frutta e casse. Okidoki. Plankton sta usando queste televisioni per far venire la gente a Bikini Bottom. Ma chi lo farà? Diventerà uno schiavo nel suo esercito. D'accordo. Se solo ci fosse qualcosa che posso fare. Tipo lanciare oggetti? Devi distruggere le TV. Non possiamo sapere quante persone possa sottomettere Plankton se non lo facciamo. Certo. Che paura, Mindy. Sono un esperto nello spaccare le cose. Vabbè. Allora, abbiamo già un gettone disponibile. Ovviamente lo buttiamo a lancio. Che poi non dico altro. Già come avevo fatto, non mi ricordo in realtà se l'avevo già fatto nella parte prima o no. Hanno tutte e due uno di energia in più, che devo dire per il momento basta e avanza. Terrei ancora il prossimo gettone, o meglio punto potenziamento che otterremo per l'ultima abilità di SpongeBob, che credo, come si chiamava, la chitarra elettrica o qualcosa del genere. Però almeno ce l'abbiamo già potenziata e siamo sicuri. E ormai abbiamo imparato, io un salvataggio lo faccio comunque. Dunque Patrizio, questa cassa. Ok, la possiamo prendere e in sostanza possiamo lanciare tutto, giusto? Dio mio, che casino. Comunque, scusami un attimo. Ok, quindi tenendo premuto, però non c'è... Cioè, possiamo tenere premuto quanto vogliamo, non è che appena... No, ho sbagliato. Appena lo facciamo. Ok, posso lasciare quando vuoi. Ho preso una cassa lanciando una roba totalmente a caso, va bene. E via. No, non era quello che... Cacchio. Vai. Oh, cavolo. Non posso romperle tra di loro, Però... Ok, dicevo no, per favore, dai. Ecco qua, ascolta, sono 50 punti, mica li vuoi lasciare abbandonati là sotto, Allora, non mi sembra ci sia nient'altro. Andiamo. Vai, Patrizio, tu e il tuo nuovo potenziamento. Oh no, il tizio con l'elmetto. Che questo avversario in realtà l'abbiamo già incontrato durante una di quelle sfide ad orde. Non ti puoi avvicinare. E l'unica cosa che potevamo fare prima era solamente lanciargli indietro i missili. sì, vabbè. Grande SpongeBob. Dai, Patrick. No, che palle la mira però. Patrick. Ok, forse
No, è che la mira è terribile, perché lui continua a muoversi. Oh, è che palle. Sì, grazie, Mindy. Allora. C'è qualcos'altro che devo lanciare? Sì. Patrick, però, maledizione. Ecco fatto. Ma... ah, è un ragazzino nerd col cane. Allora, aspetta. Ok, possiamo passare. Aia. È morto? Mi sa di sì. Ecco fatto. Ok, dicevo la medusa. Possiamo andare avanti. Non mi sembra di lasciare indietro nulla, quindi avanziamo. Allora. Ok, no, non ha funzionato. Ma io posso salire le scale? Ah, però aspetta, posso anche... esatto. I cittadini di Martopoli hanno l'ordine di segnalare qualsiasi avvistamento di un grosso idiota rosa e di una testa dura Max Pazzi Troll gialla. Sì. Ricordate di fermarvi da Chumbucket per ricevere il vostro segmento gratis. Ecco qua. Misura unica. Me la rido perché sono cattivo. Allora. Ok, no, per un attimo pensavo si cadesse con questo. Ehi, Plankton! Vaffanculo! Ecco. Televisore abbattuto e noi possiamo proseguire. Sono 5 bilancieri da 1. Non mi va neanche di sprecarmi per andare indietro. Ok, no, non ci arrivo. Quindi l'unica cosa che posso fare è... prendilo. Pum, dritto. Una casta di 2 tonnellate dritta in faccia. Aspetta. Ecco fatto. Meno male che le casse esplosive esplodono a contatto. Anche se non sembra che poi distruggano l'oggetto. Lo fanno l'attimo dopo l'esplosione. Ecco fatto. Nuovo colpo multiplo. Nuovi punti ottenuti. Madonna mia. Che errore che ho fatto. Kaboom. Ecco qua. Grazie. Dunque. Allora... abbiamo il coso. Ah, vabbè, dai, non importa. Non era quello a cui miravo. Ma non importa. Vabbè, lancialo dove vuoi, va benissimo così. Allora, prendiamo questo e... kaboom, il tizio esplosivo. Cioè, il tizio metallico. Allora, lì c'è una piattaforma di salto. Io ti direi, andiamo già da questa parte. Eccoci qua. I tizi sono spawnati, ma a noi frega relativamente poco, esatto. Occhio qui che catrame. Eccoci qua. Lì ci sono 50 di peso. E... ma sti cosi sprofondano, sì. Cavolo. Eh no, dai, ma mi ha fatto arretrare tantissimo. Però aspetta. No, non posso. Sì, posso tornare indietro. E sono respawnate le casse, meno male. Allora, calmi tutti. Vai. Catapum. Niente più spawner. Queste tanto non esplodono, non abbiamo tempo, quindi mi posso avvicinare per bene. Ecco qua. E anche l'altro. Tanto sono punti extra che otteniamo, quindi. Ecco fatto. Così, già i nemici fastidiosi ce ne siamo liberati subito. Ora, riproviamoci. Eccoci qui. Ecco fatto, vai. Non sembra, ma in realtà quel leggero movimento che fanno avanti e indietro può significare prenderlo o meno il cubo di ghiaccio, eh. No, Patrick.
No, non è che non sai nuotare, sei scemo che non ti attacchi. Ecco qua. Altra moneta. In Goofy we trust. E ora, eccoci qua. Che tra l'altro ho appena notato che loro non hanno più i baffi, ma in questa parte del gioco, cioè della storia almeno, dovrebbero, o meglio, dovremmo essere prescelsiti, proprio il momento prima che loro escano dal mare, no? Però in teoria dovrebbero ancora averli i baffi, non hanno ancora fatto una battaglia con Dennis qua. Io intanto mi prendo il cibo, grazie, prendiamo questo e... È come camminare sul gelato. Ah, ma si scivola. Questo farà male. Allora, calmi un attimo. Vediamo se... Ecco fatto. Senza stare lì. Vabbè. Dicevo, senza stare qui a portarmelo dietro il bottone. Ricordate di fermarvi da Chambac per ricevere il vostro secchietto gratis. Preso. Allora, qualcuno è morto. Venite a Plantopoli, la città così bella che è stata chiamata... Ah, cavolo. Che è stata chiamata che cosa? Madonna, dritto proprio al cuore. Attenzione. Grazie e vado a prendere un altro melone. Segnalare qualsiasi avvistamento di un grosso idiota rosa. Stai zitto. Ecco qua. E ora si prosegue. Non mi sembra di star lasciando indietro nulla. L'unica cassa che ho visto l'ho intravista da una miniatura prima. Quindi, allora, aspetta. Vediamo se riesco a fare tutte e due in un... No, non credo, vero? No, peccato. Allora, c'è qualcosa che posso lanciargli contro? A parte questo qua esplosivo che... A questo punto del rei. Vai! Ok, e me l'hai fatto vedere perché? Cioè, non è che mi sono avvicinato o altro. Ecco fatto, grazie. Vabbè, in ogni caso. Patrick, prendi sta cassa. Di qua, bravo. Non era così dura, certo. Allora, grande puzza. Boh, oh no, è ancora vivo. Ah no, è morto, perfetto. Ok, no, per un attimo ho avuto paura di non avercela fatta. E infatti in teoria era così. Dunque, non mi sembra. No, infatti. Ok, questo è il livello della palla, quindi non so. Non era così duro. Ecco qua, grazie. Non so se farla, però sì, dai, ci tentiamo. Questa è stata una cavolata. Però per fortuna spawniamo già qui. Veloce, veloce per ucciderlo. Però sono riapparsi anche loro. E tutte le casse. Quindi volendo, sono punti extra che ci facciamo. Questo gioco in realtà, morire è quasi un bonus a volte. A volte la morte porta beneficio. Ok, proviamoci. Non è che non voglia farli perché non mi va o altro. È che giustamente avanzando diventano più difficili e quindi ci mettiamo di più ogni volta a finirli. Però certe parti, bene o male, comunque si fanno... senza troppa difficoltà. È il pezzo più avanti che poi diventa fastidioso. Quindi, tipo questo. Se lo prendi nel modo sbagliato, sei già a terra. E... no. Ecco qua, appunto. Allora, aspetta. Aspetta che passa di nuovo e... bravo. Eccoci qua, dai che ce la famo. Attenzione, allora. Giallo, blu. Giallo, blu. Giallo, fermo, blu. Cioè, o meglio, potresti passare anche nei momenti in cui sono fermi tutti e due. Però perché rischiarsela, no?
Ok, qua abbiamo una ventola orizzontale. Ok, sono tentato di dire chi se ne frega del bilanciere, ma tanto mi sa... Esatto, che ci passavamo vicini lo stesso. Allora, giallo, blu, rosso, vero? Esatto. Quindi giallo, blu e infine rosso, perfetto. Ok, ultima spirale. O meglio, ultima, non lo so. Ancora una spirale. Quindi vai. Eccoci qua. Allora, di nuovo giallo, blu, rosso. Quindi giallo, blu, rosso. Poi giallo, ecco qua, blu, rosso, giallo, blu, ecco qua, rosso, perfetto. Dai che ormai ci siamo. Andiamo piano nell'ultimo spezzone, che si sa mai che cadi proprio all'ultimo, sai, perché fai troppo l'egoista e poi cadi giù. Ecco fatto, a posto. E è riapparso di nuovo questo, e sono altri punti uccidendolo, grazie. Stessa cosa anche loro. Ora puoi andare. Cavolo, sono un sacco di punti ogni volta che lo uccidiamo, voglio dire. Sono almeno 70, se non 80 punti. Buttali via in questa parte del gioco. Allora, qui come funzioni? Vediamo. Mettiamolo giù. Ah, devo fare una scala. Ok, fatto. Perfetto. Aia. Preso. Preso. Ti sta bene. Allora, come... lo so. Non sapevo come avvicinarmi qua, Vai, 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 ora che è più in là. Perfetto. Tutto per me. Andata. E ora? Dovevamo aspettare il momento giusto in cui si spostasse più di lì a sinistra. Aspetta. Beccati questo anche tu, stronzi. Ok. Quanti? Abbiamo due punti in più. Io direi che forse uno alla vita possiamo anche buttarglielo. Tiè. 5 Krabby Patties. Lo sai, era abbastanza inutile farlo adesso, sì, perché tanto è probabile che adesso serva SpongeBob, però. Ecco qui, bravo. Allora, aspetta. Non mi sembra ci sia, a meno che... Vediamo. Non era necessario, sì, però. Vediamo, non credo serva SpongeBob ora, vero? Esatto, perché non abbiamo l'abilità. E lo so, onda sonica si chiama. Quindi... Aspetta, a meno che... Attenzione! I cittadini di Plantopoli hanno l'ordine di segnalare qualsiasi avvistamento... Allora... no, non... ...rosa e di una testatura Max Pacitron gialla! Non penso che abbiamo il tempo di metterci lì con Patrick, mettere giù un'anguria a fare cambio. Non penso che abbiamo il tempo. Credo che la soluzione esatta sia questa. Ecco fatto, grazie. E io vi pesto a tutti. Ecco qua, grazie. Dunque, abbiamo lì... No, ho sbagliato. Stata clunch. Vabbè che quelli potrei anche lasciarli giù, No, troppo poco. Ecco fatto. Vabbè, non serviva, Non era propriamente necessario. Ricordate di fermarvi da Chum Bucket per ricevere il vostro secchiamento gratis. Misura unica. Ho l'impressione che forse... No, aspetta. Arrenditi, idiota rosa.
No? Pensavo fosse una zona che si apriva. Allora, ci provo ma senza... Venite a Plantopo! Una volta qui non... Ok, si apriva palesemente, solo che non era quello il momento giusto. Grazie, ecco qui. E ora che il televisore è distrutto... No, ho sbagliato. Fa vedere se posso... tirarlo giù. No, più di così non va, ok. Perfetto. Grazie. Ehi, un tesoro! Letteralmente. E ora possiamo uscircene. E ok, si prosegue ancora. Facciamo esplodere questo. Kaboom. Grazie. Ho sentito spiak. Aspetta, prendi una cassa. Prendi una cassa, Patrick. Ecco fatto. Problema risolto. Ora, di qua si scende senza possibilità di ritorno. O meglio, si ritorna, ma da sotto. Kaboom. Grazie. Ok, prendi questo. Kaboom. Kaboom. L'ha detto anche lui. Allora, io ti giuro, non capisco qual è il punto giusto per colpirli questi a volte. Comunque mi sa che questa è la direzione giusta. Dobbiamo prima andare di sotto. Credo, spero. Spero sia la soluzione giusta. Aia. Ecco qua, calmo. Sembra il livello delle fogne di Futurama. Ok, era un punto extra per la moneta. Sembra il livello delle fogne di Futurama. Aveva la stessa luminescenza e lo stesso effetto, ti giuro. Ok, no, non scompaiono. Ma sta cosa verde sta salendo? È una mia impressione. O sicuramente salirà ora che schiacciamo il bottone? Certo che sale. E ok, dicevo, le bibite. Ecco qui. A volte sai cosa? Mi dimentico che Patrick se salta e fa quadrato va in verso il basso, perché SpongeBob c'ha un mini terzo salto, ovvero facendo la roteata può avanzare ancora di qualche passettino in avanti quando salta. Mentre Patrick questa opzione purtroppo per lui non ce l'ha. Non è che sputi di nuovo così ti uccido? No? Ok, no. Di tirarmi le cose. Non l'ha ancora fatto, però è probabile che lo farà. Esatto, tra poco. Eccoci qui. Dai. Preso, andato. E ora avanziamo. Ah, ce ne sono due addirittura sto giro. Ok. E uno è andato. Tu non sputi in anticipo? Preso. Non è che rimani fermo. Ah no, è andato avanti. Ecco qui. Non mi ricordo in Futurama se toccavamo le scorie radioattive morivamo subito? No? Ha smesso di sputare? Peccato. Ah, beh, bravo, bella mira. Comunque, non mi ricordo. Sai che, ti giuro, ormai è passato già talmente tanto... Minchia, 4 addirittura. Talmente tanto tempo da quando l'ho registrato che mi ricordo un po' poco del gioco. O meglio, mi ricordo alcune cose, ma diciamo non tutto come di altri giochi. Vuoi che forse appunto l'abbiamo giocato una sola volta? No? E appunto ora puoi andare. Era la prima volta e diciamo non me lo ricordo completamente del tutto. Però è stato un bel gioco. È stato un bel gioco. E se già al tempo registravo su emulatore, a livello visivo secondo me appariva anche meglio. Nonostante avevamo il convertitore che ha reso il tutto comunque molto buono. E via.
si torna di sotto e non siamo neanche morti. Quindi proseguiamo. Allora, prendiamo, giusto per sicurezza. Ecco qui, e prendila. Ecco fatto. Ora, c'è qualcuno o qualcosa a cui lanciarla? Sembrerebbe di no. Quindi... ecco qua. La madonna. Sì, certo. Come si sono avvitate. Ecco qua. Che poi questa parte qui tu l'avresti fatta col pedalino, portandote la mano, se appunto non avevi, come si chiama, il lancio potenziato. Quella è l'unica cosa che vi dico. Salto al 100%, perché mi ha richiesto fin troppo tempo per farlo e non mi va di rimettermi lì. Tanto mi sa che siamo vicini alla fine qua, Ecco fatto, grazie. Colpo nautico. Siamo vicini alla fine qui. No, non so dove l'hai lanciato, ma vabbè. Piuttosto che la cassa, il nemico. Ecco qua, grazie. Sì, piuttosto che prendere una cassa in più, ci togliamo già il nemico fastidioso di mezzo. Dicevo, da dove è apparso, scusami. Ecco qua. Ma non ho angurie da lanciare, o sbaglio? Non ridere di me. A meno che... no, infatti. Era un'idea stupida. Era un'idea stupida. Allora, sai che ti dico? Io lascio qui queste casse. Le lascio qui. Non le facciamo esplodere, perché così ho qualcosa da lanciargli. Forse era proprio questo l'obiettivo di questo livello, sai? Ecco fatto. Forse l'obiettivo di questo livello è proprio avere qualcosa da lanciare, però non ci posso arrivare, a meno che non lo lancio e lo faccio atterrare lì. Può essere una soluzione. Andiamo a vedere. Sai che secondo me non ci arriva neanche, sai? No, ci arriva. Bravo Patrick, bravissimo. Almeno due, dai, giusto per sicurezza. Queste poi le lasciamo qui. È esplosa? No, è ancora lì, perfetto. Ok. Eh no, non aveva senso lasciarle lì. Me ne sono reso conto adesso. Non aveva senso perché non posso tornare indietro. Ecco fatto, ok. Dobbiamo aspettare che non spawna. Ecco fatto. Preso. E la cesta. Sai cosa? Vabbè, tanto l'avevamo già presi al giro prima, quindi non mi sento neanche in colpa di averle lasciate indietro. Però effettivamente questo livello come lo facevi se non avevi oggetti da lanciare? Cioè, forse ci arrivi dopo qualche tentativo fallito, per carità. Però non è così intuitivo come potrebbe sembrare. Allora, lì abbiamo un altro spawner. Lì c'è il tizio. Mi serve oggetti da lanciare. Solo che in sta zona non ci sono oggetti da lanciare. Non ci sono angurie, non c'è un cacchio di nulla. Come ci arrivo io da quelle parti, Aia, aia. Come camminare sul gelato. Camminare sul gelato. Qua è un guaio. Ecco qua.
Qua siamo in un brutto guaio. Aspetta, un'idea ce l'ho. Però non so se è giusta. Vieni qua tu. Ok, posso stordirli. Dai, è andato. Vaffanculo. Dovevo stordirli con la culata. Devo sperare. Esatto. Devo sperare di avere il tempo. Ok, però almeno abbiamo capito. Almeno abbiamo capito. Devo stordirli con la culata e poi... prendilo e vai. Ecco fatto. Bastardi. Tu sei il problema poi. Tu con sto cacchio di cane. In realtà il problema vero è anche quello che sputa. Il vero problema è più quello che sputa che questo qua col cane. Ah, cavolo. Ah. Quando sei in movimento per via dell'uncio è fastidioso muoversi. Ma ne è apparso un altro? Ah no, è sempre lui. Ok, prendilo. E vai, 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 vai. Muori. Maledizione. A voi. Maledizione. Ok, uno è andato. Ma io ci arrivo? Ok, sì. Per poco, ma ce l'abbiamo fatta. Ecco fatto. Ok, qua era più facile. L'altro mi sembrava un pelo lontano, sai? L'altro non ero sicuro al 100% che ce l'avremmo fatta. Cavolo, questa parte qui, se non ci pensavi, era una fregatura, Ma sai che neanche mi ci sforzo. Ah, cavolo, mi ci devo sforzare come? Però forse me ne basta uno. No, mi ci devo avvicinare letteralmente di più. Almeno di due o tre trampolini, vediamo. Ok, aspetta. Il tempo. Ok. In teoria ora ci arriviamo. Basta, me l'hanno rotto apposta. Me l'hanno rotto apposta. No, c'è il tempo, è vero. È vero che sti cosi dopo un po' si rompono. Stupidamente aggiungo anche. Preso? No. Mi devo proprio letteralmente avvicinare per quest'ultimo. Peccato, eh. Allora, quindi c'hai il tempo perché l'anguria per qualche X motivo si rompe. E la distanza è fatta apposta perché tu ti debba avvicinare il più possibile. Te. Sì, vabbè, certo. Missile terra-aria, fi. A parte come fa a bruciare in fondo all'oceano, però quello è un mistero che va avanti da mo su SpongeBob. E moneta ottenuta.